Essa Froggyverse! Buonasera, buon martedì. Cosplay Podcast torna con l'episodio 32. E stasera super 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 puntata, ma oggi non voglio farvi aspettare, quindi andiamo subito. Buonasera, benvenuti a tutti quanti. È sempre un piacere avervi qui a Painto TV stasera con me. Super ospiti speciali, quindi chiamo subito lei. Content creator, cosplayer, gamer. Potrei continuare da qua domani mattina, e invece chiamiamola a lei qui sul palco, perché non vedo l'ora di poter chiacchierare con la grandissima Jessica Miss Added. Ciao Jessica, come stai? Grazie mille, veramente super presentazione. Bellissimo. Io tutto bene, volevo ringraziarti un sacco, insomma, per l'invito, e poi ovviamente sono super carica anche per ovviamente la fiera, quindi forza. Parlando di fiera, giustamente si torna per la seconda edizione a Marsala, quindi quando si parla di Marsala Comics si parla di loro. Oggi senza i loro cosplay di Animali Fantastici, con me ritornano dalla sesta o settima puntata di The Lab, Nancy Bluchenia e Alberto Perrone! Ciao! Ed è subito fuori dallo stadio. Allora ragazzi, subito, come vi sentite a poche ore dall'inizio della fiera? Non vedo l'ora che non è lì. È un classico, dai, ci sta, è normale. Mi sono invecchiato. E vabbè, Albe, non è solo per colpa della fiera che sei invecchiato, fatelo dire da un amico di vecchia data. E allora, ladies and gentlemen, però quando si parla di Marsala Comics, non solo Nancy e Alberto, ma anche lei, la mitica Sharon! Rosa. Che bello. E allora buonasera ragazzi, ragazze, grazie a tutti, buonasera chat per essere con noi, buonasera a chi sta guardando questa puntata in differita. E allora, è proprio un piacere essere qui a pochi giorni dal Marsala Comics, dove quest'anno ci si diverte per la seconda edizione. Allora Alberto, subito a schiaffo in faccia, perché quando abbiamo finito la prima edizione, mi ricordo subito che la stessa sera hai detto ok, ora possono cominciare i lavori per la seconda edizione. Come ti senti ad esserci quasi arrivato? Beh, ti posso dire che il tempo è volato, perché è finita, che ne abbiamo parlato, che già siamo alla seconda edizione. Sinceramente è stato come un treno diretto dal 2000, dal giugno 2024, 23 ad aprile 2024. È stato tipo velocissimo, che ne abbiamo parlato, facciamola, partiamo. Bam, siamo arrivati, mancano pochi giorni e oggi abbiamo cominciato i lavori di montaggio. Quindi... Ormai ci siamo. Ci sarà questa grande ospite che abbiamo questa sera qua in live, perché... Grazie ragazzi, davvero. Quest'anno già doveva essere l'anno scorso con noi, ma per problemi. Ma... di lavoro, diciamo, guarda, venire un pizzico si è mandato un pizzico. Sì, sono molto contenta di recuperare quest'anno, perché guarda, tornassi indietro, ti dico la verità, no, ovviamente gli impegni si rispettano ed è giusto, però avrei tanto voluto recuperare anche quella dell'anno scorso, ma comunque ci rifacciamo. Assolutamente. Sharon, come stai? Come va? Come stai pure tu a pochi giorni dall'inizio della fiera? Non lo so, non so descrivere. Non lo so, voglio piangere, voglio, non lo so, ridere al contempo, è tutto un misto. Ma è normale, cioè abbiamo capito che è la sensazione, diciamo, standard del... che provano tutti. Infatti Nancy annuisce, perché anche lei sicuramente... È la base. Sì, assolutamente. Però non vedo l'ora di abbracciare Emanuele, incontrare te, Jessica. Anche io, che dolce.
Molto contenta, davvero, davvero. Sì, sì, no, Sharon è davvero una super presenza all'interno della fiera, ma anche Nancy, Alberto, che si spendono in tanto e per tutti. E allora, che si prova, ragazzi, ad essere riconosciuti? Perché ormai Marsala Comics è riconosciuta come la fiera dei cosplayer per i cosplayer. Che qui a Panto TV è molto sentita come cosa. Assolutamente, è una bellissima sensazione, quello che volevamo e speravamo di trasmettere, quindi questa cosa ci fa tanto piacere, ci riempie i cuori, perché è appunto una fiera dove è qualcosa di più intimo, è qualcosa di, diciamo, aggregazione, connessione, non solo diciamo con tutti quelli che verranno in fiera, con tutti i cosplayer, con tutti gli stendisti, i venditori o con tutte le attrazioni che abbiamo, ma con tutti gli ospiti, cioè si diventa una famiglia, con tutti gli organizzatori delle altre fiere che anche quest'anno sono stati meravigliosi e hanno, sono stati molto propensi a collaborare con noi e quindi siamo una famiglia, siamo una grande e bella famiglia cosplayer, per i cosplayer e quindi a noi piace. A noi piace. È il mood di bello, giuro, super parole, davvero. Che il 90% delle fiere siciliane sarà con noi, quindi saranno tutti ospiti. Oh. Il 90% delle fiere, ci hanno detto Alberto, Nancy, Sharon, non vediamo l'ora di venire e saremo sicuramente felici, non solo, di dare anche dei premi per supportarvi durante questa... Sono stati tutti super carini. Meglio di così. Allora andiamo subito con lo spoiler che oggi anche i ragazzi di Epicos hanno annunciato, che per chi vincerà mi senti ora? Ora sento. Ok, perfetto. No, stavo dicendo che anzi, i ragazzi di Epicos Cosplay oggi hanno annunciato che Etna Comics metterà a disposizione un abbonamento per chi vincerà la selezione per il CIC, quindi potrà poi andare tra qualche settimana, perché poi a inizio giugno ci sarà l'Etna Comics in questo runner-up che adesso si comincia. Il Marsala Comics è la prima fiera, che poi fino a settembre ci accompagnerà nel Road to Cosplay siciliano. Sì. Ma Jessica, io voglio chiedere a te che... Yes. Ormai da anni presentatrice, ospite di moltissimi eventi, come ti senti ogni volta a vivere le emozioni prefiera? Prefiera? Ah, l'ansia, io sempre, cioè tutte le volte mi dicono vabbè ma non è possibile perché fai fiere da un sacco di anni, sì ma ogni volta, io cerco di far capire questa cosa, ogni volta per me è la prima, perché è sempre diverso, perché non solo è diversa la città, ma magari... L'edizione 1 dall'edizione 2 dall'edizione 10 è diversa, cioè ci sono persone diverse, è sempre così. E io ogni volta ho l'ansia, ma è un'ansia bella, cioè è l'adrenalina, no? Tant'è che io solitamente prima di una fiera non dormo, cioè quindi io sarò tipo devastata, il venerdì sarò morta, è sempre così. Dopo mi abituo, però no, sono contenta, mi piace, insomma è quello che faccio ed è quello che voglio continuare a fare, quindi quando lo opportunità di farlo anche con delle persone che ho conosciuto, che comunque, cioè, anche con Alberto cioè, ci siamo conosciuti col cosplay, alla fine è ancora più figo, come avete detto voi, è anche azione, e quello è molto molto bello. Quindi sì, sicuramente la sensazione è adrenalina e ansia. E allora subito, ormai, siccome qua siamo nella Pinto TV, è specializzato nel parlare di cosplay, quindi subito la domanda: come è nata la tua passione per il cosplay? Ah, bam! Allora, è nata in realtà perché ero stata a Mantova Comics nel 2008 per un torneo di Halo, no? E lì ho visto per la prima volta i cosplayer e ho detto, oh mio Dio, voglio fare questa cosa subito. E quindi la prima volta che c'è stata, insomma, occasione, ho fatto un, grazie diciamo a questa mia amica e suo ex marito, okay, abbiamo fatto del body paint di Star Wars e di Star Trek. Quindi più che cosplay, in realtà era proprio body paint, eravamo tutte insomma dipinte ed è stato fighissimo perché da lì poi è stata sempre una fiera dopo l'altra.
no, Lucca, la mia prima Lucca Comics, cioè, oddio, cosa sta succedendo? E poi da lì ho iniziato a fare cosplay da sola, quindi proprio, insomma, lo sapete benissimo, le armi, i costumi, il tempo che ci vuole, i soldi che ci vogliono se lo vuoi far bene. Cioè, da fuori sembra sempre una... da fuori si vede il 10% di quello che è il cosplay. Cioè, il 90% lo sa chi lo fa. Non so se, costa più fare un cosplay che fare una fiera. Sì, ah beh, sì, sì, dipende dalla qualità. Voi, ad esempio, avete dei cosplay di livello altissimo e non so adesso quanto abbiate speso, ma io per il massimo, cioè... Ho speso tanto per quello che magari è il mio cosplay migliore, poi altri magari no, però ecco, sì, non è proprio un hobby come guardare la televisione, diciamo. Questo è assolutamente vero, però tu hai fatto sempre tantissimi cosplay bellissimi, ho detto tu hai costruito tantissime armi meravigliose, quindi si vede proprio la tua... il tuo amore, la tua manualità nell'essere un'artigiana nel mondo del cosplay. Molto gentile, grazie mille, davvero. Come i ragazzi hanno una grande ormai riconosciuti a livello nazionale come il gruppo di animali fantastici, ormai. Beh, sì, è vero. Sì, ormai c'è poco da fare. No, ma siete, è così, però Sharon, invece tu ti occupi sempre di coccolare tutti gli ospiti che verranno alla fiera, per questo non vedo l'ora, ho bisogno di essere coccolato perché Sharon è proprio un amore. Come ti senti quest'anno con tutti questi super ospiti che ci verranno a trovare a Marsala? Allora, intanto sarò di parte, ma io non vedo l'ora che è domenica, perché lo sapevamo. Ma per quale dei tanti motivi? Eccolo. Dice, allora anch'io, anche io. Brava. Cioè, ecco, mi prego. No, perché io davvero voglio conoscerli tantissimo, secondo me sono delle persone carinissime. E vabbè, loro, come anche ovviamente Giacomo e tutti altri, che comunque diciamo il bello di creare questi eventi è anche poter incontrare queste persone e incontrare sempre persone nuove ogni anno. E seguirle, perché l'anno scorso, per esempio, abbiamo creato anche dei bei momenti, per esempio anche con Alex Polidori, no? A prenderci la granita con la brioche, insomma, dei momenti molto quotidiani, però condivisi con delle persone che comunque tu di solito guardi attraverso lo schermo del telefono, no? Quindi sono comunque delle, sì, emozioni comunque molto forti che conservi sicuramente nel corso del tempo. E quindi non vedo l'ora. E infatti ho già tipo, non lo so, io e Mariangela, che è la mamma del mio ragazzo, mi fa parte dell'organizzazione, ecco, abbiamo già le torte da smistare agli ospiti pronte. Che figata! Vabbè, io arrivo giovedì sera, quindi vediamo quello che dobbiamo fare per farmi trovare la mia torta. Grazie. La porta è la tua foto che non puoi entrare. Non è vero! Tu sarai uno che beneficerà di tutto questo in anticipo. E lo sai tu. Jessica, ecco, parlando di fiere, quindi tu hai avuto modo di conoscere veramente tantissime personalità del mondo dello spettacolo, del mondo del web, come sono state? C'è stato qualche rapporto che ti sei portato oltre il lavoro? Quindi qualche amicizia che è nata? Sì, beh, sì, me ne vengono in mente tante. Una delle cose più belle che ho fatto sicuramente è stato con Gianluca Iacono, che l'ho conosciuto per lavoro e poi da lì abbiamo mantenuto proprio dei buoni rapporti. Adesso, dato che parlavamo di doppiatori, mi è venuto in mente lui, o anche con Mosè Singh, cioè siamo proprio amici. Ma me ne vengono in mente tanti, Davide Chevalier anche, che insomma è presente, sia Gianluca che Davide Chevalier ci sono, in realtà mi fa un sacco piacere. E, tra l'altro, a proposito di granita e di brioche, quando siamo stati, non mi ricordo che evento, insomma, ero andata a Roma per un evento, ma non una fiera, era un evento proprio che non c'entra nulla, però ero a Roma e quindi insieme al mio, uno dei miei responsabili di crossover e un altro, diciamo, talent, siamo andati fuori a cena con Davide e mi ricordo che siamo andati in questo posto dove ci hanno fatto una carbonara
bella, ma era enorme, cioè non riuscivamo a mangiarla. E questo è uno di quei momenti molto belli che, se non ci sono eventi, non ci sono fiere, non possono nascere. E qua devo veramente spezzare una lancia, però, a favore delle fiere, soprattutto del sud, questa cosa la fate meglio di chiunque altro. Cioè, proprio non c'è paragone. Riuscite, non lo so come fate, a mettere insieme magari dei big, e non lo dico in termine né per idolatrare, ma neanche dispregiativo, perché magari non è un big, ecco. Però mettere insieme tutti, è come se fossimo, non lo so, degli amici a scuola, no? La colazione con quello, cioè è fighissimo, è veramente fighissimo, fighissimo. Quindi good job, good job. Lei ha ragione, perché l'anno scorso, durante la prima edizione, io ho questo ricordo nitido di questa tavolata, e lui c'era anche Emanuele, quindi lo può confermare, con Kenta, Mosè, Caverna di Platone, tutti loro che erano lì a bere, a mangiare, come se fossero amici di vecchia data. È stato bellissimo, proprio. Troppo bello, diciamo, quella è la cosa più bella. Diciamo che siamo andati molto giù sul conto del Marsala Comics, perché abbiamo mangiato tutto il ristorante, ma grazie Marsala Comics, non vi preoccupate, siete stati gentilissimi. Te lo dico, dai, proprio. Me ne ci proviamo, nemmeno mai. Bello contento. Allora, quest'anno sono senza treccine, quindi ho già perso peso, quindi va bene così. Alberto, Nancy, però un'altra particolarità che mi piace, giustamente da chi come me ha un grande focus sul mondo del cosplay, è che la vostra organizzazione, quindi voi, ma tutto l'organismo che c'è dietro il Marsala Comics, per chi vincerà la gara, non solo vincerà l'abbonamento, non solo vincerà quello che Epicos metterà a disposizione per il CIC, ma verrà supportato ancora di più nel poter affrontare la finale che si terrà a Movieland. Questo è davvero un grande passo, perché molte volte ho sentito proprio nell'ambito un po' di malcontento da questo punto di vista, invece voi subito avete recepito questo messaggio e avete lavorato per ovviare, per portare una soluzione. Beh, chi c'è dentro sa come funzionano le gare, magari oltre alla soddisfazione di salire sul palco, perché io dico sul palco devi salire soltanto per divertirti. Se tu ti diverti, il pubblico si diverte, tu già hai vinto, come dico sempre. E poi vedo tante volte magari qualche ragazzo che ci rimane male per i premi, perché non ha vinto magari qualcosa, oppure perché magari due di loro sono stati un po' più bravi, quindi rimangono male su queste cose. Abbiamo cercato di espandere questi premi e cercare di accontentare un po' tutti, ma soprattutto di agevolare chi vince il Marsala Comics, dando qualcosa per aiutarlo a fare la finale poi a Movieland. Sì, esatto, perché essendo innanzitutto cosplayer, quindi avendo fatto tante fiere e avendo speso tanti soldi, considera che noi quando ci muoviamo in blocco formato famiglia, perché non ci muoviamo solo io e Alberto, perché con noi si spostano anche i nostri figli e quindi tutti gli amici poi a seguito, perché quando noi ci spostiamo nelle altre fiere, anche tipo come Napoli o Lucca o Milano, tutti gli amici siciliani ci seguono e poi si catapultano al nostro B&B, perché sai, c'è Gioia che trucca, e quindi Gioia di trucca i sistemi, quindi Gioia è la truccatrice di tutti quanti in assoluto. E quindi, diciamo, tornando al discorso di prima, davvero le spese sono esose per chi fa cosplay e per chi deve affrontare tutto di tasca propria. E magari noi bene o male siamo più grandetti, quindi lavoriamo, abbiamo magari una sicurezza economica, che magari tanti ragazzi che sono ancora a casa devono comunque chiedere i soldi ai genitori, e a volte, sai, è difficile magari portare avanti queste passioni costose. Quindi noi che ci siamo dentro e sappiamo il retroscena, abbiamo cercato di dare il nostro piccolo contributo per agevolare appunto
chi rappresenterà poi Marsala a Movieland nella Cosplay Italian Cup. Penso che diciamo era il minimo che potevamo fare appunto per dare quella chicca in più a chi vincerà. Oltre alle agevolazioni che dai Epicos, che Epicos proprio da pure... Sì, sì, assolutamente. Noi sì, in più a quello che già di base viene fornito, voi fornite. Quindi per questo vi meritate dei super applausi. Bello, mi piace. Mette sempre un sacco di hype questa cosa. Sì, sì, posso dire che è vero. Allora, faccio un saluto a Seba, ovvero, ciao Seba, e con te ne approfitto per salutare i ragazzi di Semaluma, che hanno compiuto da poco un anno del loro viaggio. Quello che voi state cercando di realizzare con Marsala Comics, loro si stanno impegnando a realizzarlo a Messina, quindi è sempre bello vedere tutte queste realtà. Facciamo in bocca al lupo pure ai ragazzi che ci stanno mettendo tanto cuore. In bocca al lupo, allora. Sì. Assolutamente. Bravi, bravi. Ma sono sicuro che li rivedremo tutti a Marsala, quindi Sebi, assolutamente a te, sì, a tutti gli altri. Vi aspetto, vi aspetto. No, spoiler, avranno uno stand tutto Marvel per loro. No, per fortuna, no spoiler, avranno uno stand tutto loro, perfetto. Perfetto. Okay. Io invece posso dire che Alberto ogni anno mi fa tanti regali. L'anno scorso Alberto mi hai regalato Caverna di Platone ed è stato un grazie Alberto. Quest'anno avrò l'onore e il piacere di poter incontrare poter lavorare con Jessica, quindi poter stare sul palco con lei, che per dai, me dai, ci divertiamo un sacco. Visto tante volte in azione, posso dire che possiamo metterla tranquillamente tra le migliori presentatrici e presentatori di questo paese, quindi a mani basse, proprio senza problemi. Grazie, Madonna! Grazie, veramente! Scusatemi, ragazzi. Bella verità. E più, avremo il piacere, come avete visto oggi dal programma, che se non avete visto andate sulla pagina di Marsala Comics and Games, è uscito il programma dell'evento, intervisteremo Saidonia, quindi per tutti voi fan dei Pokémon, dei Souls-like, di Twitch, yes, più reale, più ne metta, avremo il piacere, io e Jessica, di poter intervistare un grande come Francesco, ovvero Saidonia. Però Jessica, quindi ti dico, tu hai fatto tante interviste, ho visto fartene davvero tante a tantissimi personaggi, sempre con una grande maestria. Qual è stata l'intervista più bella che ti porti dietro nella tua carriera? Allora, due. Una sicuramente è quella a Nolan Bushnell, che va bene, creatore di Atari, se magari uno non è troppo sul pezzo con il retro game. E lì è stato bellissimo perché avevo l'ansia, come dicevo prima. Quindi sai, un personaggio così, poi comunque alla sua età era tutta in inglese, ero un po' in panico ed è stato incredibile perché mi sono seduta di fianco a lui. Lui si gira verso di me e mi chiede in inglese: hai visto Bandersnatch? Sapete quel film di Netflix dove c'è da scegliere? Sì, sì. Sì. E lui ha iniziato a parlare di sto film, ma non so perché, ma così proprio, no, perché io penso che questa cosa sia il futuro, no? Così abbiamo iniziato a parlare di videogiochi e mi ha messo completamente a mio agio. Quella è stata una figata atomica ed è stato bellissimo. L'altra, che in realtà non è tra le mie interviste migliori perché ero proprio nel panico totale, è stata l'attrice di Star Wars, Andor. Non so se avete visto Star Wars Andor. Sì, sì. Ok, la Dedra, l'imperiale, che lei è anche la voce di Yennefer di The Witch. Ok. E quindi era una cosa mega, è stato fighissimo, tutto molto, insomma, come dire, veloce, no? Perché avevi il tempo per fare le domande, tutto, per rispondere, non potevi sforare, ed è stato molto, molto bello. Infatti, se trovate quell'intervista online, io sono viola, cioè la mia faccia è viola. Fa troppo ridere, troppo ridere. Però sì, me ne vengono in mente tante. E invece voi, qualche personaggio che avete conosciuto, insomma, vi è impressionato? Oppure sì, insomma, un momento che avete nel cuore? Beh, prego ragazzi, prego. Se posso iniziare io, vabbè, sono cresciuta con tanti cartoni, guardando tante robe. Ed ero innamorata, lo sono tuttora, della voce dei Cavalieri dello Zodiaco di Pegasus, fatta dal grandissimo Ivo De Palma. Esatto. Quindi,
che abbiamo conosciuto. E questo è stato il mio momento meraviglioso, perché quando sono andata appunto in fiera, proprio perché c'era lui ad Agrigento, l'ho conosciuto, ho fatto la foto con lui, ci ho parlato ed è stata una cosa meravigliosa, perché è davvero un sogno che si realizzava. E la cosa bella è stata che io in quel comics mi sono esibita sul palco come Gamora, dei Guardiani della Galassia. Okay. Okay. E lui, sotto al palco, ha scattato alcune foto, diciamo, a tutti i partecipanti, tra cui una a me, e tra tutte le foto che lui ha scattato ne ha postate alcune, e io sono tra quelle che ha postato. Quindi, cioè, con una dedica sotto, diciamo, a questa foto, lui ha dato un pensiero proprio a questa foto, e per me è stato il massimo l'apice. Beh, bello, bellissimo, grandissimo. Diego De Palma, io lo adoro, lo saluto. Sono bravi tutti, poi vabbè, nel tuo cuore sai. Grande Ivo. Quando fa l'urlo del fulmine di Pegasus, io volo, volo. Mi sembra legit, mi sembra giusto. Grandissimo, grandissimo. Eccolo. 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 Anche se non è il mio personaggio preferito. Allora, ma Sanseia, nessuno ama Pegasus, ma abbiamo la voce di Pegasus e abbiamo le citazioni, abbiamo le citazioni della Divina Commedia all'interno dei Cavalieri. Guarda, è una bellezza, ha un linguaggio così forbito che ogni volta che io lo riguardo faccio il rewatch, ragazzi, ma che cos'è? Ma che cos'è? È magico, è assolut- beh, noi abbiamo dei doppiatori, ragazzi, con la D maiuscola, veramente spaventosamente bravi, sì. Sì, sì, per questo io sono sempre, quando sento qualcuno, ah no, ma non mi piacciono i doppiaggi italiani, faccio, ragazzo, riascoltali, è bello guardare le cose in lingua originale perché è sempre bello, ma dai sempre una possibilità ai nostri doppiatori, sì, sì, perché sì, abbiamo davvero un plot di storia che ci guida. Comunque, non voglio rubare altro, Jessica mi ha fatto la domanda, quindi prego, chi vuole di Alberto, Sharon. Dai, Sharon. Ovviamente. Allora, la frase tipica di Alberto è vai Sharon. Vai Sharon. Jessica, io ti sento, Jessica. Tu ci senti? Sì, il problema è mio. Ah, tan, tan, tan. Lo scopriremo solo vivendo. Salutiamo chi ha salutato Sharon, lo salutiamo anche noi. Peppe Joe Black. Ciao Joe Black, ci vediamo anche con te, ci rivediamo assolutamente. Jessica sta tornando, quindi Sharon. Saluto Peppe nel frattempo. Saluto. Vieni Peppe, vieni a salutarci. Ciao ragazzi, buonasera. Allora, ladies and gentlemen, Joe Black, che vi consiglio di andare a è proprio lui che consiglia Spotify, YouTube. È andata sullo Spotify di Joe Black perché ha delle canzoni bellissime. Ormai sono nella mia playlist dall'anno scorso, ho avuto il piacere di conoscerlo. Grande, bro, ogni grande giorno mi accompagna. Quindi, se non lo fate, siete delle rane monellissime. Siete, quindi fatelo assolutamente. Allora, Joe, ci vediamo di nuovo sul palco del Marsala Comics anche quest'anno. Come ti senti? Yes. Domenica sera, sì, ci vediamo domenica sera alle 8. Come mi sento? Ma tutto bene, ci stiamo preparando ormai da un mesetto, due mesetti. Quindi. Oh sì, ah, beh, mi piace. No, siamo tranquilli, così. Siamo tranquilli, professionali come sempre. E allora io non vedo l'ora domenica sera di godermi il vostro spettacolo, perché sono lì in prima fila come sempre, lo sapete. Quindi, ragazzi, ladies and gentlemen, The Pint TV, qui con noi stasera è stato Joe Black! Ciao ragazzi, buona serata. Ciao, buona serata a voi. Allora, nel frattempo che aspettiamo Jessica che si ricollega, devo dire è stato un bel viaggio. Oh, ecco qua, è tornata già subitissimo. Jessica, ragazzi, ci sei? Scusatemi, non vi sentivo più, ma non so perché ultimamente se mi connetto alle live dopo un po' non sento più. È un problema delle cuffie, penso. Scusatemi tantissimo. Ma non ti preoccupare, le cuffie pure loro dicono basta, sono un po' siamo stanchi. Anche sì, noi, esatto, poverine, hanno detto basta. E allora, Sharon, Alberto, mancate voi a rispondere alla domanda di Jessica, qual è stato il personaggio che vi è piaciuto più incontrare? Oh, vai.
Allora, parto io perché tanto, come dicevo prima, Alberto ama dire vai Sharon, quindi vado io. Sì, così vai Sharon. Allora, per me è stata una sorpresa conoscere Kenta, perché io già lo seguivo su TikTok da un pochino, e sapete come sono i giapponesi, no? Nel senso, è la loro forma mentis, essere gentili e super cordiali, ma io non pensavo così tanto. Cioè, lui è arrivato in fiera, davvero, e ha cominciato ad andare lui dalla gente, anche dal tizio che poverino stava lì a spazzare le foglie perché stava pulendo, e lui, ciao piacere, sono Kenta. Dai. No, un patatino, davvero, è stata proprio una delle persone che più ho avuto il piacere di incontrare durante la scorsa edizione, proprio infatti noi ci sentiamo ancora, cioè ci scriviamo ogni tanto perché lui è troppo troppo carino. Beh, bello, quando è così è bellissimo, ragazzi, sì, 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 sì. Vai Alberto! Si è vendicata! Come? Alberto? Beh, il mio sogno più grande è stato quello di parlare e conoscere con Luca Pantieri. Ok! Ciao Luca! Ciao Luca! Ciao, Luca. Ci abbiamo avuto una settimana fa qui a Pento TV. Guarda, con Luca è nata una bella amicizia, oltre che un bellissimo rapporto lavorativo, il fatto che ci sentiamo, che ci incontriamo, perché Luca è un grande, nasce poi da un mondo dove nasciamo sia io che Mano, che è quello dell'animazione. Abbiamo iniziato insieme con Baltour, quindi poi siamo andati sempre crescendo a destra e a sinistra. Comunque, oltre a Luca, una delle cose più belle è stato conoscere Maurizio Merluzzo, quando l'ho conosciuto a Lucca per la prima volta. Lui a Lucca già era abbastanza famoso, poi ci siamo rincontrati a Vittoria, dove l'ho apprezzato ancora di più perché ha doppiato uno dei miei miti, che è Elvis. Quindi quando io ho saputo Elvis, è vero, Maurizio Merluzzo, io l'ho dovuto abbracciare a Vittoria di Sean Grande, anche perché il timbro di voce che usa in quel film è qualcosa di straordinario, perché non è la sua voce. Lui mi ha detto che ha studiato proprio per approfondire quel timbro di voce, che non è, cioè anche lui ha avuto difficoltà a fare Elvis, però quando è stato chiamato per doppiarlo in italiano era la persona più felice del mondo, lui e io, perché Elvis lo amo come personaggio. Infatti penserò di, quando mi lavo la barba, di fare qualche bel cosplay di Elvis per ricordare il mito. Beh, è vero, non ci somiglia per niente, però va bene, mi piace farlo. Ma sì, comunque è vero, bella responsabilità quella di doppiare Elvis, eh. Devo dire che, insomma, non è un ruolo a caso. Quindi, chi non l'ha visto, è un filmone. Mi ero dimenticata. Grande. E penso che Maggi, l'altro grande doppiatore, abbia doppiato il colonnello, Tom Hanks. Ok. Il colonnello lì in Elvis. Sì. No. Vabbè, chat, comunque per qualsiasi cosa voi potete darci conferme o smentire senza problemi. Buonasera a tutti voi che state entrando, ciao Cecilia, ciao Alli, ciao a Carandox, dove ho sentito già Carandox, tan, mi sfugge. Comunque, Jessica invece no, questo giustamente da gamer è sempre un piacere parlare di game, come nasce tutta la tua passione? Qual è stato il primo gioco del cuore? Primissimo è stato Doom insieme a mio papà, che insomma ero molto piccolina, avevo 5 anni e giocavo, praticamente lo guardavo giocare, e quello è stato in assoluto il primo amore, e non è mai morto in realtà, perché io Doom, cioè, lo gioco ancora adesso, Doom 93, cioè te lo finisco in 25 minuti perché lo so a memoria. E poi da lì in realtà con mia mamma le avventure grafiche, quindi Monkey Island, Grim Fandango, Indiana Jones, cioè Siberia, tutte quelle lì, e da lì non è mai scesa la mia voglia di videogiocare, è sempre rimasta super mega alta. Non so se si vede da questa libreria, no, forse non si capisce. Se mi sposto un po' si guarda. Wow, allora, posso mettere, aspettate che la metto in schermo, vai. Grande, ecco qua. È molto lunga, guardate che collezione. Sì. Quindi, cioè, vabbè, il muro finisce e continua.
Sì, esatto, c'è tipo un tunnel segreto. Però ma quello è la mia passione che non è mai tramontata ed è sicuramente quella più forte tra le mie passioni. Ma assolutamente, perché poi alla fine sono passioni meravigliose. Comunque, nella tua carriera c'è veramente tanto, collabori con la Bobo TV, collabori con Crossover Universe. Ora faccio la domanda che faccio a tutti i miei ospiti che hanno delle vite così attive. Qual è il tuo segreto? Allora, stamattina ho lavorato praticamente dalle 9 fino a prima della live. Il mio segreto è non staccare mai. No, in realtà, cioè, semplicemente è che mi piace. Quindi, a parte certe cose che ovviamente, come in tutti i lavori, c'è il lato positivo e il lato negativo, però mi piace e quindi riesco a metterci magari più impegno. È stato semplicemente quello. Però guarda, ti dico che a volte mi viene voglia di abbandonare tutto, eh. Cioè, lo dico senza timore. Oh. Tipo, sì, soprattutto in realtà aprile-maggio e ottobre-novembre sono sempre periodi un po' più forti e arrivo magari a essere lontano da casa mia per più di metà mese. Cioè, ho guardato aprile l'anno scorso, sono stata fuori 25 giorni su praticamente 30, cioè ero fuori di testa, non ci stavo più dentro, e anche adesso è così, perché poi io facendo tanti reel, no, anche per multiplayer, sì, come lavoro, adesso per dire Marsala Comics comunque quanto sto via, 5 giorni, no? Perché tra il viaggio e insomma la fiera e tutto, sono 5 giorni lì, poi c'ho altri eventi. Se tu vai a sommare tutte queste cose qua, cioè poi quando faccio il resto, e quindi magari mi ritrovo, che ne so, domani devo andare a Milano, in treno un'ora e mezza mi metto lì a montare dei reel. Cioè, non stacco mai, questo è così, non stacco veramente mai. Stacco dalle 9 alle 11 di sera che mi metto a giocare qua alla Play, col mio ragazzo, basta. E allora stasera ora mi sento in colpa perché ti sto togliendo questo tempo da giocare con i ragazzi. No, ma questo è un piacere, perché cioè, mi diverto a parlare di queste cose e mi piace un sacco. Cioè, non mi stai dicendo, guarda che adesso devi fare 3 reel entro le 11, ok, tutta un'altra cosa. quindi sì. Però non mi voglio lamentare, cioè mi piace, ripeto, non è che voglio deprimere la cosa. Mi piace, però ogni tanto dico, che palle, come tutti. No, ma è giusto così, è inutile. Cose che ci piacciono, ci piace farla, ma ci sono anche, come detto tu, dei lati positivi e negativi di qualsiasi, esatto, cosa. E allora, Alberto, Nancy, Sharon, Seccave, per tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando, chi ci ascolterà, quindi cosa ci aspetta quest'anno al Marsala Comics and Games? Che, vi ricordo, ha cambiato location, che se voi non conoscete la nuova location, fidatevi di Zio Painto. È eccezionale, io l'ho vista, già ho fatto il sopralluogo, quindi parola di rana che è quindi Alberto, Renzi, Shannon, cosa ci aspettiamo da questo Marsala Comics? Vai Alberto Inizio io dicendo che sarà una magnifica edizione e lascio la parola subito a Shannon. Ecco, mi ha capito. No, subito. Allora, intanto sicuramente sarà impossibile annoiarsi, perché le attività non mancano, sia in area palco, perché il palco sarà sempre pieno, ospiti, interviste, spettacoli, grazie ad Emanuele che renderà tutto bello frizzantello e a Jessica che farà la stessa cosa, e poi area meet and greet. Anche quella è praticamente una sala conferenza con 150 posti, anche quella sarà sempre bella attiva con interviste, attività, giochi di ruolo live, insomma ci saranno tante cose da fare anche là. Poi c'è l'area gaming, che quest'anno non ha soltanto le postazioni di realtà virtuale, ma anche postazioni da gamer vere e proprie. E poi ci sarà l'area medievale, quindi potrete al solito toccare il palchetto, la civetta. Questo è il momento che aspetto in assoluto di più, perché mi sono affezionata tantissimo ai ragazzi dell'area medievale e ai loro cucciolini, perché sono carini. E poi ovviamente ci saranno tutti gli stand, dove potrete spendere tutto il vostro stipendio, perché alla fine è questo che si fa. Oh yes, tu vai là, yes.
spendo 100 euro e torni a casa. Allora, che dici, ritorno nel prossimo anno. Esatto. Dici, vado, spendo 100 euro, torni che hai esaurito i fondi, tutti quelli che avevi messo da parte. Quindi è così che funziona. E, poi che altro? Nancy, che altro? Che altro? Abbiamo intanto questi due bellissimi e bravissimi presentatori in fiera. Metti l'applauso! Ecco, applausi, ecco, applausi, ora applausi. Ci sta, ora ci vuole. Grazie, ragazzi. Ciao. È sempre bello. Secondo me rafforza l'autostima questo applauso. Assolutamente. Io l'ascolto 8 volte al giorno, sappiatelo. Per, okay. per incentivarti. Prima di ogni, per... prima di ogni lezione, prima di entrare a lezione, a fare lezione ai miei allievi. Ok, entro. Ok, ragazzi, sì, giusto. È giusto, è giusto, è giusto, è giusto. Devi passare la box e te lo registro qua. E allora? No, per il marzo possiamo fare live dal pubblico. Brava, brava. Quanto in pausa, sempre la pausa. E allora, io sono sicuro... Vai, vai, continua, scusami, Nancy. Sì, sì, no, 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 ci saranno un sacco di ospiti, molti ospiti, toppissimo, toppissimo, tutto molto bello. E come ha detto prima Sharon, sicuramente chi verrà non si annoierà per niente, perché ci saranno 100.000 cose da fare, un sacco di doppiatori bravissimi, e quindi niente, venite in fiera, venite a scoprirlo di persona. Noi vi aspettiamo. Riccardo Suarez e Rossa Caputo, giusto, diciamolo. Giusto perché non è di parte, non so se avete capito, ma no, assolutamente, ma io sono una fangirl, cioè prima di tutto, quindi non... Beh, possiamo no, dare il merito a Sharon per questa. Io, cioè, questa, in questa edizione nostra voglio davvero abbracciare Dante Chevalier, perché tutti impazziscono per lui, perché ogni volta che sentono il suo nome dicono: mamma mia, il doppiatore di Loki! 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 No, no, lui doppia Morgan Grimes nella serie Chuck. E Chuck, io praticamente divento una ragazzina di 12 anni, io amo Chuck Bartocchi. Non ragazzi. Lo sapevo! Chuck Bartocchi e lui doppia Morgan! Morgan! Cioè, ragazzi, no. Quindi basta, io devo abbracciare Dante Chevalier in piena. Anche inizio una fangirl. Io l'attore preferito, il mio attore preferito è Zachary Levi, dipende da dove siamo, e lui ha fatto... Chuck Bartocchi, Shazam, oddio, io lo adoro. Io sono banale, invece per me Loki, Kylo Ren, Morty, Derrick, però soprattutto Loki, ragazzi. Vabbè, Tom Hiddleston è Tom Hiddleston, cioè non si può dire niente. No, però non ci avevo pensato a Chuck, non lo sapevo che fosse lui. La voce di nicchia, però Morgan. Brava, brava. È la mia serie preferita in assoluto, quindi... allora ci sta. E allora io noto che qua siamo tutti super belli, caldi e carichi, perché allora diciamolo tranquillamente, vi aspettiamo al Marsala Comics, acquistate i biglietti, prendete le mamme, le nonne, caricate la macchina sul tutti, motorino, cani, sulla lavetta, tutto, sì. Prendete la tazza di Chuck, di Nancy. Vi aspettiamo questo venerdì. Vabbè, Alberto, non c'è bisogno di puntualizzare. Alberto, il regalo mio. Dico. Che dolce. E allora... Sai perché è regalo mio? Perché praticamente lei aveva prima di questa una tazza originale di Chuck, no? Del set, proprio del set della serie, arrivato allora, dall'America, ragazzi, dall'America. Mia suocera distrugge la media di 10 tazze a settimana. Benissimo, bene. Si è cascata e la dice pianto. No, infatti è tutta vingollata, per non la può più usare. Allora, il giorno del suo compleanno gliel'ho regalato, così gli ho fatto arrivare direttamente. Ciao, anche lei tutta contenta di nuovo. Che bravo. Bello. Che bravo. Che bravo Alberto. E allora, no, dai, che sì. Bravo Alberto.
Eh sì, possiamo dire che brava Alberto, ragazzi, chat, mi raccomando, ci vediamo questo venerdì, sabato e domenica al Marsala Comics, prendete biglietti, come ho detto, caricate mamme, nonne, zii, prendete tutti, portate i vostri cosplayer, che siano super articolati, che volete mettere solo la parrucca, venite a trovarci, perché noi saremo lì ad aspettarvi per divertirci assieme. Quindi per questa live io ringrazio tantissimo Jessica, grazie che sei venuta a trovarci, a voi, ragazzi. Sera. Ci chiediamo scusa al tuo fidanzato che ti abbiamo rapita nella vostra. Tanto sta montando il letto, perché se voi guardate qua c'è un materasso. ha smontato tutto il letto vecchio e l'ha portato giù, che lo viene a ritrarre lì, e adesso è chiuso di là in camera che sta montando quello nuovo, cioè è un santo. Quindi no, in realtà grazie a voi. Applauso. Ci sta seguendo in live. Sì, l'applauso per il fidanzato di Jessica. Oh, bravo. Jessica, sarà un grande piacere poterti incontrare di persona. Anche ma per già siamo incontrati, ma di vederti di persona. Sharon, in bocca al lupo per questi giorni. Non vedo l'ora di rivederti, di darti tanti abbracci e prendermi le tue coccole e mangiare i dolci. Vabbè, Alberto e Nancy ormai parte della mia famiglia, perché ormai dei fratelli, ci conosciamo da tantissimi anni e quindi è sempre un piacere avervi qui con voi. Chat, voi siete sempre bellissimi, grazie per essere stati caldi così. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, commentare, lasciare, condividere, fate arrivare questa puntata a più persone possibile. Poi andate su Instagram, seguite Jessica Missadred, che ogni giorno mette dei reel divertentissimi. Quello grazie. Di oggi è spettacolare, quindi andatela a vedere. Marsala Comics, Alberto Perrone, Perrone 96, quando Alberto cambierà nick, sarà il giorno più bello del mondo. Nancy Buchenia e Sharon Vaimoci. Un saluto all'uomo che io non vedo l'ora di vedere. Ciao, se non so se ci sta seguendo. Ciao figlio Ruzzuenzo. Ciao, io lo saluto. Ok, non dite nulla a Jessica, perché Jessica dovrà incontrare il figlio Ruzzuenzo nei blind reaction. Il ragazzo? È fa silente. Nel nostro gruppo di animali fantastici. Ah, ok. Perfetto. Poi lo conoscerai anche tu, è un personaggio, guarda. Bene, sono curiosa. Va bene, allora, Alberto, Nancy, Sharon, voi conoscete Paito TV da tanto, quindi sapete come si conclude ogni evento di Paito TV, quindi è il momento di insegnarlo pure a Jessica. Quindi, ladies and gentlemen, ci vediamo al Marsala Comics questo weekend da Pinto, Missadet, Marsala Comics, Alberto Perrone, Nancy Bluchenia e Sharon. È tutto, alla prossima puntata qui a The Lab, domani a Cosplay Podcast Commentary. Ci vediamo. Pinto? Out! Out!